I podcast di LCN Sport. Giovani pronti a dove trovarli. Possiamo anche un po' riassumere così il bel successo che l'Lecco ha ottenuto sul campo del Novara. Giovani pronti come Nicola Buso e Stefano Girelli, che in categoria di esperienza ne hanno già maturata un po', arrivano entrambi da campionati disputati da titolari, Buso con l'Lecco, e ci aveva ben impressionato nel corso della passata stagione, soprattutto nel girone di ritorno, dopo un girone d'andata di puro apprendistato e veramente pochi minuti passati in campo. E Girelli comunque è un tipo di giocatore che anche con Tacchinardi, facente funzione dietro Mussa, e anche nel corso dei 6 mesi precedenti era riuscito a imporsi nello scacchiere tattico della squadra cremasca, disputando quindi 1 anno e mezzo in categoria, che ora sta riuscendo a mettere a frutto. Con l'Ecco la sua storia non era neanche partita benissimo, lui era una riserva, di fatto con Tacchinardi ha giocato veramente poco e ha anche fatto fatica a incidere. Poi il cambio di panchina, l'entrata in campo, visto anche lo spostamento di Zambataro in via definitiva sulla fascia o a destra o a sinistra, insomma Zambataro è stato impiegato in entrambi i ruoli da Foschi, soprattutto a destra. Girelli si è quindi ritrovato lì in mezzo al campo da titolare e si è guadagnato una maglia da titolare che oggi sembra impossibile levargli di dosso. Vale anche per Buso potenzialmente, sicuramente l'Ecco là davanti di scelte ne ha comunque tante, al di là della querelle di Eusepi che ha sicuramente aperto un po' di più le gerarchie. L'assenza di Dudu Magni causa affaticamento muscolare ha definitivamente aperto le porte al 99 per una titolarità che in campionato gli mancava da decisamente un po' di tempo, una titolarità convinta, mettiamola così. Il gol gli mancava da tantissimo e a Novara ha decisamente illuminato la platea con quella sterzata e sinistro a battere Pissardo in tentativo di disperata uscita su di lui, che non ha però portato frutti all'ex portierone blu celeste. Buso, che adesso chiaramente si candida a una maglia da titolare anche con la Juventus Next Gen, così come si candida a Girelli. Là dietro comunque dovrebbe esserci uno tra Enrici, che ha giocato da titolare spesso con Foschi, oppure magari il tra virgolette ripescaggio di Rossi, che però anche Foschi, come era anche per Tacchinardi, vede da terzino puro. Sarà quindi anche una questione tattica da affrontare, anche se comunque il reparto blu celeste è sicuramente spendibile anche nel formato A4, ma sembra difficile pensare che si vada a toccare uno schieramento tattico che sta dando troppi frutti. Sappiamo poi come ragionano gli allenatori, magari qualche interprete si può spostare, ma quando si trova un impianto di gioco che funziona difficilmente si vanno a fare rivoluzioni se non sono strettamente necessarie per questioni di squalifiche, infortuni o comunque fattori straordinari. L'Ecco quindi di giovani ne ha, potremmo vederne di nuovi, ad esempio c'è un Sangalli che aspetta ancora di debuttare in campionato, Stanga idem, non ha ancora avuto modo di debuttare in categoria come il Parietà, che era capitano dell'Inter mentre Stanga era capitano del Milan nel corso della passata stagione. Si parla ovviamente di campionato Primavera 1. Foschi avrà la possibilità di cambiare, variare. Fino a questo momento comunque le rotazioni non è che siano state ampissime in campionato, però quando hai 10 punti, 4 partite messe in tasca, come diremmo a Lecco, in sacoccia, utilizzando il dialetto, viene difficile pensare che ci si debba inventare un qualcosa di diverso da un schieramento, un utilizzo delle rotazioni che stanno dando il fatturato sperato in un momento in cui è importante mettere fine in cascina per mettersi al riparo da inverni di magra come furono quelli passati nel corso delle ultime stagioni con D'Agostino prima e Zironelli poi, con tanto di cambio in panchina e l'arrivo del pirata Luciano De Paola. Giovani pronti a dove trovarli, ne ha parlato anche bene Foschi sin da quando è arrivato, e effettivamente gli stanno ridando indietro un po' di quello che lui ha speso dal punto di vista comunicativo.
speriamo che la cosa duri. Chiaramente poi sappiamo anche che i giovani possono avere anche delle fasi di down, di calo abbastanza lunghe e spesso inspiegabili. Ci sarà anche da andare a reinserire quando avrà modo di rientrare anche Mattia Tordini. Abbiamo detto che le scelte comunque là davanti sono abbastanza. Speriamo di rivedere un lungo meno voglioso di spaccare il mondo, perché sicuramente è una qualità positiva questa, la voglia, la volontà di mettersi in luce, che però non deve sicuramente andare ad intaccare la necessaria lucidità per poter far male sotto porta. Diciamo chiaramente che se Longo avesse avuto la lucidità necessaria per stoppare, magari cercare una conclusione meno affrettata lì ben lanciato davanti a Pissardo, magari avremmo passato qualche ansia in meno in quel quarto d'ora finale, con il comunque là dietro difendere un meritato vantaggio sotto la curva del Novara. Vedremo, ci sarà modo di affrontare una squadra giovane che fa minutaggio tra virgolette in modo assolutamente atipico, che tra l'altro anche i giocatori più esperti li ha un po' messi da parte per dar più tempo in campo ai classe 2002, 2003 e 2004, che però fanno parte in modo marginale di questa rosa, sono più che altro parte integrante del gruppo della Primavera di Montero. Una Juve che è giovane e avrà di fronte una squadra che oggi i giovani li sta formando e mettendo in bella luce.